Bentornati al TG Mag, quarta puntata della nuova stagione. La copertina di questa edizione l'abbiamo dedicata ad uno dei temi più caldi di questa settimana, la crisi Ucraina-Russia. Dopo il ritiro delle truppe inscenato da Putin, subito smentito e contestato dal presidente dell'Ucraina e dallo sceriffo Biden, l'incubo di un conflitto sembra ormai essersi allontanato. Ma a che punto è la questione? L'abbiamo chiesto al professor Parsi, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Relazioni Internazionali. Questa amministrazione russa ha un'idea di sicurezza che sente minacciata dalla presenza, diciamo così, di rivali presso i suoi confini. Il punto fondamentale della politica di Putin è stato quello di cercare di ribaltare, di rendere reversibili le conseguenze della fine della guerra fredda. Dal punto di vista di quello che si è visto sul campo, abbiamo visto semplicemente spostarsi alcune poche unità di fanteria che hanno lasciato però i mezzi dove erano. Quindi potrebbe essere un ritiro, potrebbe essere un avvicendamento di truppe, questo noi non lo sappiamo, questo è normale che ci sia una turnazione. Gli americani non credono che ci sia una buona fede da parte russa. Se ci fosse una guerra tra Russia e Ucraina, bisognerebbe vedere che cosa farebbe la NATO. Allora è chiaro che la NATO ha già detto che non manderà soldati, quindi questo non ci riguarderebbe, ma non è detto che questo non riguarderebbe invece il rinforzo di dispositivi militari nei paesi membri della NATO. Dal punto di vista militare, lo scenario, secondo me, se la crisi non dovesse in qualche modo decalare, più probabile o più possibile, sarebbe quello di dover reagire a un blocco navale russo. Potrebbero usare le loro forze navali per chiudere Odessa, che è l'unico porto importante dell'Ucraina sul Mar Nero. A quel punto è immaginabile che la NATO dispiegherebbe un gruppo navale nel Mar Nero. Secondo me l'unica via di uscita da tutto questo quale sarebbe? L'analogo di una conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e lì dentro si potrebbe arrivare a un accordo anche sulla neutralizzazione dell'Ucraina, che però avvenisse attraverso la partecipazione dell'Ucraina, per decisione ucraina e non a spese dell'Ucraina. Neanche Putin ha interesse ad annettersi qualche cosa, perché fino a quando io occupo, sono temporaneamente presente a casa altrui, ho un peso sulle decisioni di casa altrui. Una volta che le cose sono finite, avevo magari preso un pezzo di terra in più, però non ho più o meno potere di condizionamento. In economia alcuni numeri valgono come una profezia. Il ribasso del prezzo del gas russo è un segnale che l'ipotesi del conflitto potrebbe starsi allontanando. Abbiamo ascoltato Alberto Magnani, esperto del Sole 24 Ore in questioni che riguardano l'Italia e la Russia. Quanto l'Italia e l'Europa dipendono dai gasdotti russi? Basti pensare che le importazioni dalla Russia incidono per circa il 40% delle importazioni complessive dell'Unione Europea. Nel caso dell'Italia la dipendenza è anche più grave, perché la percentuale, la quota complessiva di importazioni è comunque superiore al 40%, a fronte però di una capacità produttiva di energia autonoma che è minore. Già a partire dall'occupazione russa della Crimea, pesanti sanzioni hanno penalizzato l'export italiano ed europeo. Quanti e quali i danni economici? Secondo anche dati diffusi recentemente, mi viene in mente una ricerca di Confartigianato, ma ce ne sono anche altre, l'Italia risulta tra i paesi europei più danneggiati da queste sanzioni, con importazioni in calo di circa il 29%, contro l'oltre 23% registrato dall'Unione Europea in un periodo che va tra il 2013 circa e il 2021. Ricordiamo che l'annessione della Crimea risale dal 2014, quindi questo è il lasso di tempo che può inquadrare meglio i danni, le conseguenze di queste sanzioni, con impatti negativi su settori cruciali come quello dei macchinari, della moda e altri segmenti che comunque dominano le esportazioni verso la Russia. Qualora il conflitto riprendesse, quali le modalità per fronteggiare un'ulteriore perdita economica dell'Italia? Le modalità dovrebbero essere concertate comunque sia con l'Unione Europea, perché si tratta comunque di una guerra che Bruxelles cercherebbe di affrontare in maniera condivisa tra i singoli paesi, quindi naturalmente non sarebbe particolarmente gradito, per usare un eufemismo, che un singolo paese cercasse di calibrare, no, delle misure a sé stanti rispetto agli altri 26 membri dell'Unione. Al tempo stesso bisogna comunque considerare quanto abbiamo detto prima, cioè che il valore effettivo delle esportazioni italiane si aggira
orientativamente attorno ai 7 miliardi nel 2021. Non è un valore così impossibile da replicare o da colmare con altre entrate. Ora, dalle discussioni teoriche, passiamo a quello che potrebbe essere il campo di battaglia. Continuano ad arrivare notizie di altri scontri, minando quello che sembrava un diffuso ottimismo. Машині! Come sta? Ma come hanno vissuto in Italia due comunità così nutrite come quella ucraina e quella russa questa situazione di tensione? Per scoprirlo abbiamo fatto un viaggio per raccogliere le loro testimonianze, le loro sensazioni e i loro stati d'animo. Noi ucraini vogliamo democrazia, indipendenza e la pace. La propaganda adesso fa tutto il possibile per convincere il popolo russo che quello che è stato fatto era giustissimo. Sempre in discussione è il tema dell'Ucraina. I giornalisti hanno iniziato a parlare di una vera situazione che si trova in Ucraina. Quello che mi dà fastidio è l'allarmismo veramente estremo. Purtroppo manca la profondità, manca l'analisi, la profondità, la volontà di capire veramente ciò che sta succedendo. La crisi tra Russia e Ucraina non è scoppiata all'improvviso, già dura 8 anni. La popolazione ucraina è pronta per difendere la sua terra. Già dal 2014 chiede entrare in NATO. Putin non può minacciare NATO dicendo che l'Ucraina non deve entrare in NATO. L'Ucraina può entrare se vuole e se vogliono membri di NATO. Ritirato una piccola parte, allora questo non significa niente. Non dobbiamo essere sicuri 100% che non succederà in prossimi giorni qualcosa in frontiera tra Russia e Ucraina. Questo è programmato già da anni, invasione in Ucraina. Ci sono degli ucraini qua vicino a noi che vivono insieme a noi, ce ne sono molti in Italia, molto più che i russi, quindi come possiamo guardarli in faccia domani e fare finta che non sta succedendo niente? Dobbiamo prendere una posizione, dobbiamo esprimerci in qualche modo semplicemente per le questioni della nostra dignità. Anche lo sport ha un legame con la questione ucraina. In Italia sono moltissime le discipline in cui atleti russi e ucraini competono per la stessa squadra. Che rapporto vivono questi atleti? Abbiamo scelto un testimone, Sergei Alenikov, atleta proveniente dall'ex URSS, al quale si affidò la Juventus negli anni 90 per provare ad arrestare lo strapotere milanista. In quegli anni il compagno di squadra di Alenikov era proprio Zavrov, talento ucraino. Con Zavrov siamo amici, facevamo la parte dell'Unione Sovietica. Non c'entrava niente che se tu sei ucraino, georgiano, bielorusso, eccetera, eccetera. Questo è il racconto di Sergei Alenikov, ex centrocampista dell'Unione Sovietica, che trascorse 3 stagioni in Italia a cavallo degli anni 90 con le maglie di Juventus e Lecce. Se oggi la situazione tra Russia e Ucraina è molto tesa, allora il clima in nazionale era decisamente diverso.
Per noi era tutto uguale. Quelli politici che cambiavano i nomi erano una cosa completamente diversa. Noi cercavamo soltanto giocare al calcio e basta. Forse adesso che è passato più di 30 anni magari qualcosa è cambiato, ma all'epoca ci sono stati grossi cambiamenti dal punto di vista del rapporto umano. Alenikov fu uno dei primi calciatori a varcare i confini sovietici e ad approdare in Serie A. Essere tra i primi ad andare in un paese calcistico come Italia era una cosa meravigliosa. Per me soltanto ero un po' incuriosito su tante cose particolari che non esistevano in Unione Sovietica. E nel raccontare la sua esperienza in Italia ricorda una curiosa differenza con il suo paese. In Unione Sovietica tu non potevi fumare davanti al mister, in Italia tu potevi fumare, potevi anche prendere un bicchiere di vino al tavolo, quelle cose erano un po', mi hanno incuriosito. Nella speranza che gli animi si rasserenino, c'è spazio anche per le manifestazioni artistiche. Abbiamo parlato di sport, ora parliamo di cinema, con Daniela Bilanzuoli, che inaugura una nuova rubrica del TG Mag che già precedentemente aveva caratterizzato le edizioni, ma da questo momento ci sarà sempre e riguarda la settima arte. Atlantis, premio Orizzonti per il miglior film alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è una pellicola del 2019 di Valentin Vasianovic. Ambientato in un futuro prossimo, il film racconta la fine della guerra tra Ucraina e Russia nella regione del Donbass. L'ex soldato Sergei è tornato dal fronte con problemi psicologici e non riesce ad adattarsi alla nuova realtà. La ripresa dalla vita è resa impossibile dal trauma dei sopravvissuti e dall'avvelenamento della terra. Un incubo dal quale, però, può ancora nascere una speranza. Forse un futuro migliore è possibile. Il maggior problema del Donbass non è il declino economico, ma la catastrofe ecologica. Atlantis è una spiegazione estremamente precisa degli effetti della guerra tra Ucraina e Russia. Non è la cronaca del conflitto, ma è il resoconto di ciò che esso si sta lasciando alle spalle. È la condizione da cui ripartire. Vincitore del premio Migliore Regia nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes nel 2018, Donbass di Sergei Losnitsa è ambientato nell'Ucraina orientale del 2014. I separatisti hanno causato l'ondata di scontri che hanno portato alla proclamazione dello Stato della Nuova Russia. A un posto di blocco, tutti gli uomini presenti su un bus vengono fatti scendere e minacciati dai militari di essere arruolati. Ma su quel bus c'è anche un giornalista proveniente dalla Germania che vuole capire e raccontare quello che sta accadendo. Nei palazzi dei potenti si celebrano pomposi e carnevaleschi matrimoni. Nelle strade del Donbass, invece, si vive in un inferno quotidiano. Il popolo è costretto a sottrarsi continuamente a bombardamenti improvvisi e i cittadini vengono vessati o raggirati dal corpo militare. Attraverso la pellicola viene raccontata la realtà di un paese socialmente distrutto, dove la tragedia della realtà si mischia alla satira nella rappresentazione di un teatro dell'assurdo. Alle tensioni tra Russia e Ucraina abbiamo dedicato gran parte dello spazio, ma nuove emergenze incombono, come quella del Covid, nostro tormento da 2 anni. Abbiamo abbandonato la mascherina all'aperto, voci di nuovi alleggerimenti si susseguono, ma resta una domanda: quando torneremo alla normalità? Per rispondere ci siamo affidati ad un esperto. La nuova legge sul vaccino obbligatorio rivolto ai lavoratori di età uguale e superiore di 50 anni influenzerà la campagna vaccinale in atto? E se sì, come? È stato un trend positivo, un aumento di vaccinazioni da parte di questi utenti. Diciamo che ormai siamo arrivati al massimo, ecco, io non credo più che a questo punto ci saranno nuove persone che decideranno di vaccinarsi. La pandemia è davvero in una fase finale o dobbiamo aspettarci un'altra ondata di contagi? Sinceramente no, non è la fine della pandemia, io non credo. Siamo in una fase positiva, esattamente come siamo andati l'anno scorso in estate, però mi attendo un aumento, anche perché calerà la risposta vaccinale, l'effetto del vaccino su molte persone, quindi ci saranno nuovi contagi. A fronte degli ultimi dati, l'addio dell'uso della mascherina il 31 marzo, dichiarato dal sottosegretario Costa, potrebbe essere uno scenario possibile?
Io non credo. Diciamo che ci piacerebbe a tutti lasciare la mascherina e non vediamo l'ora. Quindi fino a quando non verrà messo in atto quello che viene chiamata ventilazione meccanica controllata, gli ambienti chiusi non sono ambienti sicuri. Abbiamo titolato questo spazio Guerra o Pace, riferendoci alla questione Ucraino-Russia. Ma il tema può adattarsi bene anche al rapporto tra i cittadini e la giustizia. Non ci riferiamo alle polemiche degli ultimi giorni, ma a una questione più remota. Tangentopoli, la più grande inchiesta sulla corruzione mai svolta in Italia, ieri ha celebrato il suo 30° anniversario. Noi vi avevamo dedicato un reportage la scorsa settimana. Quest'anno, in occasione della ricorrenza al Palazzo di Giustizia, la celebrazione è stata ufficiale. State vedendo le immagini dell'aula gremitissima ieri pomeriggio. Tra i protagonisti della celebrazione, uno degli imputati più discussi, Sergio Cusani, reo confesso e oggi anche pentito. In questo estratto del suo intervento, quasi un testamento. Che ci sia stato un solo processo dell'inchiesta Mani Pulite, il mio, quello dell'Enimo. Tra i ricordi evocati da Cusani, anche uno strettamente privato. Il capo della procura Borelli gli scrisse una lettera quando gli morì la madre e questo contatto stabilì una relazione molto intensa, ma ha precisato Cusani, non fu sindrome di Stoccolma, ovvero dipendenza dal suo carceriere. Ieri anche un'altra inversione dei ruoli. Pier Camillo Davigo, uno dei componenti del pool di magistrati di Mani Pulite, sarà rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio su un'inchiesta relativa proprio a Tangentopoli. E ora eccoci all'ultimo servizio, poi ci saluteremo e ci daremo appuntamento la prossima settimana. È un viaggio nel futuro, parliamo di metaverso. Si tratta di un universo digitale nel quale le persone possono vivere esperienze immersive, possono incontrare altre persone e possono partecipare a conferenze e eventi, tutto in realtà virtuale. Ciascun utente dovrà creare il proprio avatar, allestire la propria proprietà per poter, insomma, fare diverse esperienze all'interno del mondo digitale. Ma perché le persone dovrebbero entrare all'interno di questo universo parallelo? Per rispondere a questa domanda ci siamo recati al Meet Digital Culture Center, dove si è tenuta nella serata di mercoledì una conferenza sul metaverso presieduta da Francesco Spadafina, leader di Pyramid Café, una community che da più di 15 anni connette persone fra reale e virtuale. Perché il futuro della socialità passerà attraverso il metaverso? Perché la naturale evoluzione del web. Siamo passati dalla prima versione, il web 2.0, e questo è il web 3. Quindi sicuramente ci sarà molto più spazio per le esperienze rispetto a quello che è oggi. Oggi si sviluppa una socialità che dà la possibilità di trasmettere conoscenza, di cooperare, di lavorare assieme, perché no? Crede che nel metaverso possano sorgere nuove opportunità economiche oltre che nuovi modelli di business? Sicuramente, però bisogna vedere in che termini. Per me questa espansione del metaverso, io la intendo nel momento in cui il metaverso esce dai confini di una realtà a sé stante, ma entra nei nostri confini, soprattutto con la realtà aumentata. Qual è la differenza principale tra l'interazione nel metaverso e quella nei social? In realtà virtuale, almeno per ora, non c'è ancora questa capacità algoritmica di avvelenare i rapporti più naturali. Il realismo è al di là di ogni forma, anche se non sono reali le persone che vedi. Per dire, Second Life è ultra realistico e le emozioni ci sono. Ma il VR, anche se non è ultra realistico, è comunque immersivo, perché la persona dietro è immersiva, è vera. La voce non è modificata, il corpo non lo puoi fingere, anche se sei seduto, la testa non la puoi bloccare, nessuno viene bloccato al collo. Quel realismo non lo puoi mascherare, e quello il corpo lo legge più delle parole, più dei testi. Fine. Questo è perché il metaverso è più forte, perché trasmette di più.